Ragazzi, ho incontrato Carolina Sanna per davvero mentre camminavo per strada. Adesso vi devo raccontare la storia perché questa cosa è assurda. Avete presente, se non conoscete Carolina Sanna, proviene dal cartone Coraline, che in realtà è tipo un film animato. E praticamente all'interno di questo cartone, che è veramente molto inquietante, io l'ho visto tantissime volte perché è il mio preferito. Cioè, non è vero. Mi piace molto, però non è il mio preferito. E guardate, cioè, in quel cartone succedono diverse cose, fra cui ad esempio ad una certa, la protagonista, spoiler ovviamente, entra in un altro tipo di mondo che è un po' al contrario, con tutte le persone che hanno dei bottoni al posto degli occhi. E infatti c'è questa Carolina Sanna che mi stava inseguendo per la strada di notte. Mentre, allora, io ho un problema, no? Perché io esco di notte, anche perché c'è il cane, no? E quindi praticamente più esco, più mi espongo ovviamente a pericoli che ci sono di notte. Però non pensavo mai, ma mai, di incontrare Carolina Sanna, ragazzi, che mi stava inseguendo con un ago. Ma purtroppo la storia non finisce qua, perché è solo l'inizio di una serie di sfortunati eventi infiniti. Infatti, tornando a casa, praticamente io prendo diverse stradine per tornare a casa, peraltro pure segrete, perché volevo farmi seminare da Carolina Sanna con il suo ago, che mi voleva togliere gli occhi purtroppo. E quindi praticamente più camminavo, più, cioè in realtà correvo col cane in realtà, e per fortuna lui è molto veloce perché è un husky, quindi mi tira avanti, quindi sono per fortuna riuscito a scappare grazie al mio cane in realtà. Quindi praticamente io cosa faccio? Prendo queste stradine diverse e porca di quella vacca, incontro un mini gnomo. Cioè, so che sembra assurdo, no? Ma è tipo un mini gnomo, ragazzi. È tipo uno gnomo. Cioè, non so nemmeno se si chiama gnomo, però era una creatura piccola, no? Il problema è che era una creatura di tipo meccanico. Cioè, era tipo una sorta di robot. Infatti, vedevo dei bulloni e gli stavano in faccia. Ma però sembrava quasi una creatura vera. Quindi, chiaramente, era messo da qualcuno lì. Solo che ho detto, ok, queste due cose non sono delle coincidenze. Quindi che cosa è successo in realtà? Ho cercato di capire che cosa stesse succedendo, cioè il motivo per cui fossero apparse queste due cose insieme. Ma non è solo questa la cosa importante, cioè una delle cose importanti è che per adesso i miei occhi sono salvi, per fortuna, no? Ma non ancora per molto, perché Carolina Sanna è qua nei paraggi, purtroppo, del mio posto, accidenti. E chissà che magari un giorno non riesca magari a registrarlo se mi porto il telefono, solo che veramente, quando la incontro non penso a registrarla, ragazzi. Penso a scappare, perché non voglio che mi prenda gli occhi. Comunque, praticamente io mi sono avvicinato a sto robot del cacchio, cioè robottino piccolo, e poi ha iniziato a rincorrermi. Mi sono spaventato anche lì. Vabbè, so che sono tipo un fifone, no? Va bene, magari sarò un fifone, certo, però mi sono spaventato, anche perché cosa fai? C'è un robot che ti insegue. Magari in realtà era innocuo, però fidatevi che aveva un aspetto molto strano. Quindi era una creatura meccanica strana, e peraltro io ho pensato inizialmente che potesse essere stata messa lì da qualcuno per spiare la situazione, proprio per il motivo per cui c'è Carolina Sanna qua in giro, che ci si sta aggirando nei paraggi. Ragazzi, questo è un grave, grave, grave problema. Quindi quello che ho fatto è stato molto semplice. Sono andato via, ovviamente, però io non volevo più avvicinarmi a casa mia. Ok, perché avevo super paura, tantissima, perché caspita, cioè avevo Carolina Sanna lì, voglio vedere se non fa paura questa cosa, no? Quindi me ne sono andato, ho preso la macchina, me ne sono andato via. Il fatto è che poi dopo stavano succedendo diverse cose. Io a volte in giro notavo dei bottoni per terra che sembravano quasi condurre, cioè fare tipo un percorso, no? Avete presente la storia di tipo Hansel e Gretel, insomma, quella storia lì che fanno le briciole per guidare, vabbè, insomma, una storiella del cacchio. Praticamente mi sembrava la stessa cosa, no, dei bottoni che praticamente cercavano di guidarmi nella trappola, ragazzi. Cioè, pensavo, ok, questi qua, c'è qualcuno che sta facendo, praticamente stanno mettendo dei bottoni in giro, quindi probabilmente potrebbe essere qualcuno che mi vuole guidare nella trappola, in una trappola. Non so però quale. Quindi, quello che ho fatto è stato semplice. Ho seguito i bottoni, perché sono scemo, cioè. Avete presente che nei film horror entrano sempre nei posti strani, che ti viene da dire, ma tu perché ci entri allora?
Ecco, il problema è un altro, perché io adesso faccio parte di un film horror e quindi ho detto, vabbè, devo scoprire di più, ragazzi. Cioè, la mia tentazione era fortissima, no? Io volevo scoprire di più. E quindi quello che ho fatto era andare dentro, seguire questi bottoni, che mi hanno portato in un posto veramente, veramente strano. Allora, praticamente in sto posto c'era una botola strana e una taverna molto nascosta. Cos'è una taverna? Allora, prima di tutto ovviamente era fuori dalla città, punto primo. Punto secondo, la taverna è tipo un posto anche medievale, no? Che ricorda il Medioevo, cioè praticamente un'età ormai andata, per fortuna siamo in un mondo molto tecnologico e infatti questa cosa non capivo cosa c'entrasse poi col robot. Però ci arriviamo. Praticamente entro all'interno di questa taverna e c'è gente un po' strana dentro, davvero strana, e mi guardava in modo particolare, no? E quindi dico, salve, vorrei una bibita. Ok, una bibita. Mi hanno dato una bibita. Non vi dico nemmeno che bibita era, guardate, lasciate perdere. Però praticamente io lì ho iniziato a chiedere delle informazioni, se qualcuno avesse presente chi fosse questa Carolina Sanna. Perché l'avevo vista anche sui social, ragazzi. Ho detto, per forza è lei. Non è possibile, se no. Anche perché, cioè, te ne accorgi se uno ha i bottoni al posto degli occhi, no? Quindi praticamente ho chiesto a questi tizi nella taverna e mi hanno detto, Carolina Sanna, sì, sappiamo chi è, perché ce lo chiedi? Quindi ho capito di essere in pericolo e me ne volevo andare immediatamente, però lì in mezzo, per fortuna, ho incontrato un nuovo amico. Praticamente anche lui era nei casini con sti tizi qua. Quindi se ne è uscito immediatamente. E quindi io ho chiesto a sto tizio, che lo chiameremo Marco anche per non dire il suo vero nome. Praticamente Marco, gli ho chiesto, ehi Marco, senti un po', ma io sono venuto qua perché stavo seguendo dei bottoni. E ovviamente mi ha guardato in modo strano. Poi ho detto, non è che ne sai qualcosa? E quindi si è messo a ridere. Vabbè. Comunque ho detto, cioè mi ha detto, beh, i bottoni sì, mi ricordano diverse cose, ma cosa intendi esattamente? Cioè, non ti stai mica riferendo ad una che si chiama Carolina? E io rispondo, Carolina Sanna? E lui dice, giusto, sì, Carolina Sanna. Sembrerebbe che anche lui è stato attaccato da Carolina Sanna mentre era per strada. Carolina Sanna sembra essere stata avvistata nei paraggi. E io infatti gli ho chiesto, ma senti un po', ma dov'è che abiti esattamente? Indovinate dove abita? Non è difficile capirlo. Vicino a me. Infatti anche lui a volte esce di notte, un po' in realtà per schiarirsi le idee, altre volte invece esce per, insomma, con il suo cane, eccetera. E quindi, mentre era lì, è impazzito completamente, aveva detto, non è possibile, non posso credere che possa esistere Carolina Sanna. In realtà non ero così, cioè, nemmeno io non ci credevo ai miei occhi all'inizio, però in realtà ci credevo di più perché l'avevo visto sui social. Quindi ha iniziato a ricercare sui social, anche lui si è spaventato tantissimo quando ha visto di questa Carolina Sanna. Quindi siamo diventati super amici. Praticamente siamo andati insieme nello stesso posto dove c'era Carolina Sanna, ragazzi, e effettivamente l'abbiamo rivista di nuovo. Stavolta però non aveva solo un ago, aveva anche un coltello in mano e ci inseguiva col coltello. A noi ci sembrava rosso il coltello, era buio e non è che vedevamo bene, però a noi sembrava rosso. Ok, non so adesso che magari, non so, si sarà tagliata il polpetto, cioè avrà fatto da mangiare magari, non so, i pomodori. Però per strada non è che ci siano dei pomodori, capite? Ma nemmeno dei polpettoni, no? Quindi capiamo, no? Capiamo, insomma. Magari invece abbiamo visto male noi, non lo so. Non so, però, insomma, sicuramente aveva un coltello in mano. Quindi ce ne siamo subito scappati. Abbiamo detto, scusami un attimo, ragazzi. Cioè, ragazzo. E poi, peraltro, io, ragazzi, mi sono ricordato pure di dirgli, bro, ma tu lo sai per caso? Lo sai per caso che io ho incontrato sto robot qua, mini robot, sembrava un gnomo. E lui dice, cosa? Cioè, lui non l'aveva incontrato, no? Però dice, dobbiamo capire cosa succede qua, perché sicuramente sono connesse le cose. Infatti ho detto, d'accordo, andiamo a capire insieme. Praticamente l'ho portato nel posto, il robot non c'era più. Il robot era sparito. Adesso, perché? Vabbè, insomma, praticamente continuiamo a girarci l'intorno. Tra l'altro anche un po' stupidini, nel senso che se c'è una col coltello magari eviti di andarci fuori, no?
aspetti che arriva la mattina, almeno ci vai lì di mattina. Invece noi no, soprattutto perché volevamo capire, no? Ma sono queste cose stupide che facciamo, che si fanno insieme agli amici. Non so se le fate anche voi, probabilmente sì. Stavamo ritornando a casa, ragazzi, e indovinate un po', abbiamo trovato Carolina Sanna. Purtroppo, sempre col coltello, che ci inseguiva, ma poi è caduta. E non è una battuta, è caduta veramente. Cioè, praticamente ha smesso di funzionare. Cioè, era chiaramente una bambola, ci siamo avvicinati, era una bambola, ok? Aveva i bottoni al posto degli occhi, ma ha smesso di funzionare. Quindi mi sono chiesto, ma scusami, ma in che senso? Quindi abbiamo toccato Carolina Sanna, ragazzi. E indovinate un po'. Non era una bambola. Era un robot. Toc, toc, toc. Avevano fatto così, si sentiva il metallo. Qualcuno aveva messo nel posto in cui noi abitiamo dei robot per un qualche motivo, ragazzi, che noi non sappiamo ancora, però ci sono dei robot pericolosi che girano intorno a casa nostra con l'aspetto di Carolina Sanna. Ed effettivamente io mi chiedo se questa Carolina Sanna che è stata avvistata nella realtà magari non sia tipo una sorta di robot anche lei, perché magari c'è sto tizio che continua a mettere dei robot in giro. Infatti io starei attento, cioè, in generale, no? Comunque anche ad uscire, eccetera. Quindi, ragazzi, non so, per ora il racconto è questo qua. Io non so adesso come si svilupperà la storia, cioè nel senso magari adesso non succede più niente, usciamo, non succede più niente. Però non lo so, a me sembra veramente strano perché, cioè, cacchio, ma perché? Cioè perché mettono dei robot a forma di Carolina Sanna? Per quale scopo? Chi è sto tizio che li ha messi? Cioè chi è che li ha fatti sti robot? Magari c'è veramente anche la Carolina Sanna vera, ma non lo so, cioè la Carolina Sanna vera è una bambola, come fa a muoversi, no? Quindi boh, abbiamo tante domande e sicuramente tanti misteri, ragazzi. Quindi iscrivetevi per saperne di più e continuiamo assolutamente la storia se vi piace.